Vi chiediamo scusa per il ritardo, noi siamo stati come voi puntuali, ma ci sono ancora 17 professori che hanno dato l'adesione e non sono ancora arrivati, pensiamo di aspettare ancora qualche minuto, non tanto di più, eh? quindi scusate, avete pazienza, ancora 5 minuti e se non ci sono cominciamo naturalmente. Io credo che voi siete d'accordo se cominciamo. <ride> sì, vedo dal... Beh, buongiorno a tutti. <ride> Grazie per aver accettato il nostro invito e partecipare a questa 34esima edizione del progetto di storia contemporanea che il comitato che ho l'onore di presiedere in collaborazione con il MIUR intende organizzare per il prossimo anno. Voi sapete che ci sono state le elezioni regionali, fino alla scorsa legislatura era eh, il consigliere Placido, il vicepresidente del Consiglio regionale che ricopriva questa delega, che in questa legislatura è stata affidata a me. Devo dire che io considero un grande onore potersi occupare di queste questioni, non sono un professore di storia contemporanea. Sono un chirurgo ortopedico, lavoro al CTO e al Mare Delaide e ho però una discreta esperienza amministrativa, avendo fatto il sindaco a Rivoli, insomma, e avendo diviso buona parte della mia vita tra la sala operatoria, diciamo così, e l'impegno politico. Cercherò di onorare questo impegno che ho nella maniera migliore possibile e mi auguro che nei cinque anni di lavoro che ci aspettano lo spazio di collaborazione tra il comitato che presiedo e la scuola sia uno spazio grande. Abbiamo l'esigenza di lavorare. Assieme. Il progetto che presentiamo dal 1981 ha coinvolto 40.000 studenti e 1.500 insegnanti, è un progetto appunto che si ripete ogni anno e che io credo che sia opportuno che continui a ripetersi. Magari nei prossimi anni, professor Marchis, con pensieri e formule nuove, ma intanto abbiamo l'esigenza di continuare a dare valore alla memoria. Dicevo prima con il professor Marchis, mentre aspettavamo, che io ricordo la nota di un'agenzia di comunicazione, quella di un certo Klaus David, che ha rilevato che oltre il 60% degli intervistati fra i 16 e i 24 anni non crede che in Italia vi siano state le leggi razziali o non sa rispondere niente circa la loro esistenza. Il 70% ignora cosa sia la risiera di San Saba. Il 17% crede che la notte dei cristalli sia una parata militare e il 10% di questa fascia di popolazione tra i 14 e i 24 non sa fare un solo nome di un lager nazista. Anche per questo quindi io credo che sia utile il lavoro che si svolge nelle scuole perché quanto è successo possa, nei limiti del possibile e con tutti i limiti oggi della nostra società, costituire un patrimonio collettivo. I temi vi saranno eh, presentati, io faccio su ognuno di loro qualche breve nota, mi sembra che siano temi che lasciano un ampio spazio alla capacità di partecipazione, alla voglia di condivisione. Il primo i luoghi della memoria che nella nostra regione sono infiniti e sono la testimonianza di quanto con la resistenza i piemontesi abbiano saputo riscattare l'onore e la dignità perduta in un'alleanza con un paese che ha provocato la morte di 8 milioni di persone, di cui un milione di bambini. Ho cominciato a girare il Piemonte per questa delega che ho, uno dei primi appuntamenti è stato il ricordo a Boves dell'Ecidio, 157 persone uccise, quindi dalla piazza di Boves e lì ci si rese subito conto dopo l'8 settembre di cosa fossero i tedeschi al Col dell'Is, a Forno di Coazia, a Fondotoce, al Carcere delle Nuove, al Carcere di Asti, la nostra regione è costellata di luoghi eh, della memoria ed è vero come scritto nel documento che è stato preparato che il percorso che si costruisce intorno al luogo contribuisce a renderlo strumento di formazione del cittadino. La conservazione della memoria è un momento indispensabile nelle vite del paese e mi capita frequentemente, lo, lo faccio anche con voi, di ricordare la, le parole del premio Nobel per la pace Weisel che un giorno ha scritto i pochi di noi che sopravvissero sopravvissero per puro caso e tuttavia... Proprio perché sopravvissuti, ritenemmo che ogni momento della nostra vita dovesse essere utilizzato per una sorta di missione impossibile. Dove far, dovevamo farne qualcosa non tanto per amore dei nostri morti, quanto per amore dei bambini che ancora dovevano nascere, ebrei e cristiani, musulmani e buddhisti, bambini di ogni dove. Quando rievo con gli eventi che condussero a quel genocidio, ricordo insensibilità e indifferenza. Noi ebrei morimmo, dice Weisel, perché il mondo fu indifferente. È un compito che ci siamo assunti anche noi e che ci assumiamo anche con questo concorso. Il secondo tema riguarda la democrazia, la partecipazione, i social network, spesso la politica, lo sappiamo. Eh, ormai sono una ventina d'anni che discutiamo di queste cose, ha smarrito il senso del suo rapporto con i cittadini. Qualche volta forse in maniera... Eh, eh, i torti sono minori di quanto si pensi perché la democrazia continua ad essere con tutti i limiti che ha la forma migliore di governo. Rousseau ha scritto prima di tutto fare, i cittadini devono dire ad un politico non mi piace come l'ha fatto, adesso lo faccio io impegnandosi in prima persona, mettendoci tempo fisico e tempo mentale per raggiungere questo obiettivo. E ovviamente il riferimento in questo capitolo ai social network che hanno costituito uno strumento con il quale molti cittadini si sono avvicinati alla politica, anche loro, con tutti i limiti che hanno. La rete spesso è sinonimo di violenza e di sopravazione, hanno consentito a molte persone di partecipare alla vita politica. Negli Stati Uniti eh, eh, ovviamente la campagna elettorale si svolge sui social, social network, però fanno anche le convention e il porta a porta, perché ancora il rapporto con i cittadini, il rapporto diretto con i cittadini per chi fa politica continua ad essere un rapporto gratificante. E l'ultimo, e finisco: il tema della Bosnia, il cuore di un'Europa dimenticata, un tema che, riporta, che ritorna opportunamente a più di vent'anni da quella guerra, ma soprattutto perché ci apprestiamo l'anno prossimo a ricordare i cento anni della prima grande guerra. Quando, con l'assassinio di Francesco Ferdinando, appunto cominciò la prima guerra mondiale e a cent'anni da quella guerra ripercorrerne una più recente potrebbe essere utile, una guerra quella dal 92 al 95 che ha provocato la morte di circa 100.000 persone. Considerato che quelle popolazioni avevano circa 4.300.000 abitanti, un po' come il Piemonte, è come se la città di Novara ad un certo punto fosse sparita, diciamo, dalla comunità di quelle eh, popolazioni. Una guerra che ha avuto grandi tragedie come il massacro di Sbrenica dove sono morte 8.000 persone e come anche nel caso della distruzione del ponte di, Mostard, di Mostar, la distruzione di un luogo simbolo non soltanto dell'arte ma anche della capacità di un popolo pur costruire religioni diverse di vivere assieme. Ecco, finisco, l'ho fatta anche troppo lunga, mi sembrano tre temi interessanti, io sono sicuro saranno svolti nella maniera opportuna e voglio ringraziarvi a nome della Regione Piemonte per l'impegno e la passione civile con il quale seguirete questo lavoro. Buona giornata a tutti. Allora, tecnicamente devo sporgermi un po' perché ho preparato una presentazione che consenta di seguire un po' il filo del discorso. Allora, la prima traccia è quella sui luoghi della memoria, una traccia che prende ispirazione dalla definizione storiografica data. Dagli anni Ottanta da Pierre Norat dalla storiografia francese, ripresa poi in Italia da Mario Isnenghi allora, il discorso che eh, voglio impostare è un discorso che prende in considerazione proprio le due definizioni: quella di memoria innanzitutto, e quella di luoghi, per arrivare poi appunto a dare eh, indicazioni più approfondite relativamente all'impostazione che abbiamo scelto per questa traccia. Partiamo da quella che è stata appunto l'intuizione eh, eh, che è arrivata addirittura negli anni 30, poi dimenticata a lungo e eh, ripresa da Pierre Nora, che è quella eh, di un eh, filosofo e sociologo, Alvax, morto tra l'altro a Buchenwald nel 1945, il quale ha cognato, possiamo dire, la definizione di memoria collettiva. Allora cerchiamo di eh, fare in estrema sintesi, naturalmente, e con eh, il livello di profondità che eh, è consentito anche da, dai tempi che abbiamo a disposizione oggi. Una panoramica sulle tipologie di memoria che noi conosciamo. La memoria individuale, innanzitutto, che fino a un certo punto, fino agli anni 30, era considerata eh, diciamo il panorama della memoria. No? Eh, la memoria individuale, che invece, secondo Alvax e secondo Nora, che ne riprende le teorie, non può essere definita come una memoria circoscritta. In sé è una memoria invece che dipende dall'ambiente, riceve sollecitazioni, eh, si trasforma, si rielabora a partire eh, da un orizzonte di memorie che sono quelle del gruppo eh, sociale o dei gruppi eh, in cui l'individuo è collocato. Per questo si eh, parla anche di memorie collettive, nel senso che eh, appunto. Ogni gruppo che agisce nella società ed è caratterizzato da un forte legame eh, o collante identitario elabora una propria memoria. Questa memoria collettiva, come diciamo, condiziona le memorie individuali, possiamo dire che ne sia la condizione d'origine. I gruppi sociali naturalmente non esauriscono l'intero panorama, ogni gruppo sociale elabora le proprie memorie e eh, quindi le memorie collettive, usiamo il termine al plurale naturalmente, interagiscono tra loro e formano attraverso questa interazione la memoria sociale che potremmo definire anche memoria pubblica, naturalmente se noi diciamo diamo a questo aggettivo un eh, significato strettamente collegato a quello appunto, legato alla società pubblica nel senso che non è individuale prevalentemente, non, da non confondersi con la memoria istituzionale per intenderci. Quindi la memoria sociale è una specie di cornice, uno sfondo possiamo anche definirlo, entro cui agiscono le memorie collettive che concorrono a creare quindi la memoria sociale, a volte anche in termini conflittuali, infatti sappiamo bene quali sono le discussioni relativamente al tema della condivisione o meno della memoria. E la memoria sociale in ultima analisi è eh, su una sfera ancora più ampia, sempre l'orizzonte di significato delle memorie individuali. Oltre a questi concetti, partendo dalla considerazione che naturalmente la memoria è un dato, che è un elemento, un fattore che si trasforma nel tempo, si trasforma, si modifica attraverso dei processi di selezione, processi di selezione che. Il più delle volte sono basati sul principio di convenienza, cioè si elabora e si trasforma nel senso più conveniente. Ecco, la memoria quindi è soggetta a continua elaborazione, eh, si ricostruisce, eh, reinterpreta, riformula il passato. E la memoria, come tutti gli organi viventi, è destinata a chiudere il suo ciclo, a sfaldarsi, a mutarsi, quindi, con il trascorrere del tempo e a subire le influenze del contesto, fino eh, alla diciamo eh, possibilità della perdita della memoria. Perdita della memoria che è un elemento naturalmente eh, che possiamo dire eh, ineliminabile se la memoria si limita a una dimensione comunicativa. È il caso tipico della memoria tramandata oralmente che, secondo appunto, gli studi, non sopravvive per eh, più di tre generazioni. Eh, la memoria tramandata quindi con la tradizione orale che eh, è destinata di per sé a perdersi. Ecco allora che subentra un'altra tipologia, la memoria culturale, che ha lo scopo appunto di rallentare questa perdita della memoria, in qualche modo quindi a stabilizzarla, e si fonda appunto su interventi eh, atti a fissare la memoria su supporti duraturi, che possono essere di vario genere. Qui andiamo dal monumento al museo. Gli archivi, i manufatti vari in cui noi fissiamo, vediamo fissata la memoria. C'è poi l'altro intreccio da mettere in evidenza, che è quello eh, tra la memoria culturale e la narrazione storica. Narrazione storica che interviene alla fine, possiamo dire, no? poi naturalmente sono tutti processi concatenati tra loro, ma in una ricostruzione virtuale interviene alla fine di questi eh, processi, cioè a, interviene a mettere per iscritto ciò che le correnti di pensiero, cioè le memorie collettive, eh, le elaborazioni delle memorie collettive, a un certo punto eh, rischiano di, ehm, di perdere, quindi non eh, si mantiene viva questa questo pensiero, queste correnti di pensiero, interviene la narrazione scritta che è il supporto, almeno finora possiamo dire più eh, duraturo. Ecco allora necessario quindi eh, fare questa premessa per dire come Pierre Nora e eh, sulla sua scia Mario Esnenghi si siano mossi Riscoprendo questo concetto chiave, cioè quello di eh, memoria collettiva. Le lieux de Mémoire, o luoghi della memoria, secondo appunto eh, la fortunata eh, collana di volumi pubblicati da Gallimard per il caso francese e dalla terza per il caso italiano, quelli di Snenghi, scrivono eh, quindi la storia attraverso i luoghi di memoria, partendo dai luoghi di memoria che sono ancora vivi e vitali al presente. Eh, mentre Nora assume una prospettiva cronologica molto più ampia, tant'è che si va dalla memoria diciamo, della, dei Galli ancora, no? Vercingetorige, eccetera, eh, e si arriva fino al presente, nel caso di Snenghi, l'opera invece è concentrata dal Risorgimento all'età, al periodo più contemporaneo, quindi una dimensione un po' più ridotta dal punto di vista della trattazione. Entrambe queste maniere di approcciare la storia, però. Possiamo dire che, uno, rompono con la tradizione, lo schema cronologico e quindi affrontano una trattazione tematica. In secondo luogo, non fanno la storia dei luoghi di memoria o dei temi che sono sottesi a questi luoghi di memoria, quanto piuttosto i meccanismi, indagano i meccanismi attraverso cui sono stati messi in memoria determinati luoghi, determinati eh, temi, soggetti di cui si occupano, come queste memorie hanno interagito tra loro e come si sono trasformate nel tempo. Eh, Nora fa un esempio, siccome tra i luoghi della memoria che tratta c'è anche... Un evento sportivo fondamentale per la Francia come il Tour de France dice: non, eh, affrontare il Tour de France dal punto di vista eh, punto della storia dei luoghi di memoria non significa rifare la storia del ciclismo, significa, ad esempio, porsi il problema di come la bicicletta abbia superato il cavallo nella eh, locomozione, eh, significa porsi quindi un obiettivo diverso che non è quello della ricostruzione, semplicemente della ricostruzione del tema legato all'oggetto o al luogo, meglio ancora, quanto piuttosto un approccio decisamente più problematico, nell'ambito del quale è la memoria stessa e come è stata tramondata, come si è rielaborata, come ha interagito, che diventa oggetto di storia. All'interno di tutto questo panorama eh, editoriale, quindi, eh, Nora e Snenghi si occupano di oggetti storici, di persone, personaggi, di siti, ma anche di simboli, di miti, cioè quelli che vengono definiti appunto i luoghi in cui si condensa la memoria. Quindi, dicevo per esemplificare e pescare un po' di esempi appunto, che eh, possono essere ulteriormente indicativi nei libri di Nora si parla di Vercingetorige o di Giovanna d'Arco, quello di Snenghi, Garibaldi o Matteotti, simboli come le Cogollois o la Marianne per quanto riguarda la Francia, la Madonna Pellegrina o Balilla per l'Italia, le date 14 luglio 26 agosto 1789, 25 luglio, 8 settembre, per quanto riguarda l'Italia. Luoghi: Alesia, Verdun da un lato, Pontida o Predappio dall'altra e poi anche motti oppure inni e canzoni, Liberté, égalité, fraternité per tutti, il s'airà come esempio di canzoni o istituzioni come è eh, riportato nella traccia, abbiamo voluto esemplificarla eh, perché appunto è uno dei temi che si trova nell'opera di eh, Isnenghi, il liceo classico, la storia quindi di una istituzione scolastica. Questi sono gli esempi degli argomenti che potete trovare all'interno eh, della produzione di Nora e Isnenghi. È chiaro che c'è un tema, un nodo abbastanza importante eh, dietro le riflessioni storiografiche di Noray di Snenghi, ma anche, possiamo dire, dietro la pratica nostra come insegnanti, che eh, molto spesso ci troviamo ad agire con le classi, a ricostruire la storia ricorrendo a quello che è una modalità, direi, tesa a ravvivare eh, la nostra attività didattica. Cioè, quella di interrogare dei testimoni. Molto spesso noi riusciamo a portare nelle classi dei testimoni che parlano, quindi dei personaggi che ricordano il loro passato, lo ricordano, ricordano un passato veramente, realmente vissuto, a volte ricordano un passato solo immaginato, perché appunto eh, la testimonianza orale ha questa caratteristica che diciamo. Chi la produce ha sperimentato determinate esperienze o crede di averle sperimentate almeno sotto alcuni aspetti diciamo interni alla testimonianza. La testimonianza e quindi la memoria in generale ha questa componente che possiamo applicare sia all'esempio testimonianza orale che ad altri esempi, cioè ha una dimensione naturalmente una caratterizzazione affettiva, una caratterizzazione. Emotiva, la memoria è aperta alle trasformazioni, ma molto spesso è incosciente delle trasformazioni che sono avvenute. La memoria è vulnerabile alle manipolazioni, quindi è anche suscettibile di latenza e di risvegli improvvisi, cioè qualcosa che eh, possiamo dire ha una sua eh, struttura, una sua caratterizzazione con questi elementi. La, la memoria destinata diciamo così, a subire processi del, eh, cronologici svanisce, la memoria molto spesso divide, e di questo siamo consapevoli attraverso appunto, il nostro lavoro storico. La storia invece si colloca su una dimensione, eh, possiamo dire, diversa sicuramente, no? è una costruzione o ricostruzione che è sempre problematica, è una ricostruzione incompleta, nel senso che il lavoro dello storico è quello di cercare di tendere alla completezza, ma questo è un obiettivo che si colloca sempre oltre i suoi limiti e le sue possibilità. La storia è frutta di incroci, di controlli, di comparazioni, di tentativi di spiegazione e di integrazione dei fenomeni, esige delle analisi e delle interpretazioni critiche. La storia è destinata a rimanere, è un supporto, se usiamo, possiamo usare questa espressione, più duraturo della memoria e riunisce, anche se con tutti i limiti che possiamo attribuire a questo verbo, cioè tende comunque a dare una spiegazione che comprenda anche eh, le divisioni eh, della memoria. Ho introdotto una riflessione su questi elementi perché molto spesso capita appunto di, eh, a chi svolge lavoro storico eh, di avere anche qualche problema di rapporto con chi invece giunge come testimone della memoria. Io personalmente ho eh, diciamo sempre una querella aperta con un paio di testimoni che pure por, diciamo, di cui sfrutto comunque la verve, la vivacità, la capacità di trasmettere e comunicare agli studenti eh, dei contenuti. Perché quando andiamo ad affrontare il tema guerra civile a proposito della resistenza, ho sempre una eh, così, limitazione che proviene dal testimone che mi dice no, non era guerra civile. E però, appunto, io, che da storico naturalmente non posso accontentarmi di raccogliere questa definizione, questo diniego da parte del testimone, devo invece cercare di elaborare le motivazioni per cui eh, il testimone mi dice che non è stata guerra civile, e quelle che invece da storico mi inducono a stare con Pavone ad affermare il contrario. Quindi è un rapporto appunto, che eh, nel caso dei testimoni parlanti è sempre molto eh, delicato, però diciamo, è anche un elemento molto importante e interessante, stesso eh, storico principale, possiamo dire, dell'età contemporane cioè, contemporanea a noi, anche se si è occupato di altri periodi. Le Goff, recentemente scomparso, dice che appunto, la memoria dei testimoni è il più bel materiale che ha a disposizione lo storico. No? Eh, però è la stessa memoria a essere divenuta, come dicevo prima, oggetto di studio. E quindi eh, mettere insieme, intrecciare due elementi, significa poi dare degli spunti, per gli studenti nel nostro caso, per partire alla ricerca di luoghi della memoria con questa impostazione, cioè devono scoprire, devono approfondire criticamente, devono discutere ciò che è luogo di memoria, sapendo che possono andare a scovare delle memorie felici e delle memorie infelici contemporaneamente, ma il loro compito in questo caso, il compito degli studenti che Lavoreranno a questo tema è quello di rianimare entrambe queste memorie per essere consapevoli dei processi storici che stanno dietro ad esse o perlomeno diciamo per arrivare a costruire quella che possiamo dire una biblioteca virtuale di immagini, di testimonianze, di raccolta comunque di elementi che sono in fin dei conti materiale per la ricostruzione storica, memorie utilizzate nel senso che dice Le Goff. Credo sulla memoria di potermi eh, fermare qui come definizione e passerei alla definizione di luogo o luoghi, distinguendo fondamentalmente le tre tipologie che sono sottintese rispetto alla traccia che abbiamo eh, proposto quest'anno come progetto. I luoghi possono essere luoghi astratti, oppure possono essere luoghi commemorativi o celebrativi o dei luoghi autentici. Allora, cosa intendiamo? Allora, I luoghi astratti sono dei luoghi non spazializzati. Un luogo astratto per eccellenza, tra quelli che vi ho detto, può essere una data oppure un motto, no? tra le esemplificazioni che vi ho fatto a proposito della produzione eh, di Nora. C'è eh, un saggio nell'opera di Snenghi, nel primo volume mi pare, che è quello relativo alla toponomastica che può essere presa un po' come una sorta di eh, momento in cui il luogo astratto e il luogo spazializzato coincidono, perché non necessariamente sappiamo che le intitolazioni di vie, edifici, piazze Corrispondono tematicamente eh, al contenuto al, eh, diciamo storico eh, rappresentato dal personaggio o dall'evento a cui le piazze o le vie sono eh, intitolate. Come sappiamo, ad esempio, la toponomastica, che uso appunto come esempio di luogo astratto, ma ripeto, astratto fino a un certo punto. È eh, eh, sottoposta dal punto di vista legislativo ai eh, comuni, sono i comuni a decidere l'intitolazione delle vie sulla base di una legge che risale al 1923. E quindi l'intitolazione di una via è un atto teso a stimolare il ricordo storico, può essere pertinente o meno rispetto. Eh, allo spazio ed è interessante da seguire perché può essere anche un esempio di come si stratifichino o si modifichino le memorie proprio relativamente a queste intitolazioni. Ci sono eh, modifiche, cancellazioni, sostituzioni o ci sono delle intitolazioni che permangono nonostante i cambiamenti eh, di clima, di regime anche, no? di istituzione. Prendiamo in considerazione, e rientra poi perfettamente in quella che è anche la definizione, l'ambito cronologico del nostro tema, il discorso legato alla Prima Guerra Mondiale. Eh, intitolazioni di vie o piazze legate a temi della Prima Guerra Mondiale cominciano durante la Guerra Mondiale stessa. Siamo prima della legge del 23 che stabilirebbe che prima di intitolare una via un personaggio. Bisogna aspettare dieci anni dalla morte. Però nel corso della prima guerra mondiale, per rinfocolare, possiamo dire, lo spirito patriottico in chiave interventista, ci sono molte amministrazioni che decidono di intitolare a luoghi, eventi della prima guerra mondiale eh, vie o piazze. Poi arriverà il fascismo che accanto a questa intensificazione, possiamo dire, dell'operazione toponomastica allestirà anche degli spazi della memoria particolari come ad esempio i parchi delle rimembranze. E il fascismo porterà tra i titoli delle vie anche tutto un patrimonio culturale di eh, autoreferenziale di riferimento al fascismo stesso o nelle scuole, suggerisce Riccardo. E c'è eh, poi il passaggio alla democrazia, il passaggio alla repubblica, dove noi assistiamo a fenomeni come il mantenimento di alcune categorie, ad esempio tutti i riferimenti patrimoniali monarchici, no? al patrimonio culturale monarchico: alcuni permangono, altri, soprattutto quelli legati a personaggi più coinvolti con il fascismo, spariscono. Ovviamente c'è la sostituzione di un pantheon fascista con un pantheon democratico legato alla resistenza, ma si mantiene in linea di massima il magari diciamo con forse un approccio diverso, però si mantiene il discorso legato alla prima guerra mondiale e questo potrebbe essere un fenomeno abbastanza eh, così mh, curioso da indagare per alcune realtà, mentre invece quelli che erano luoghi eh, fisici, spaziali, dedicati appunto alla coltivazione della memoria, i parchi delle rimembranze tendono a sparire, vengono conservati alcuni di essi, ma per lo più diciamo c'è una sorta di abbandono. Ecco, entrare in queste dinamiche appunto può essere una delle possibili ehm, tracce. La seconda tipologia dei luoghi, ehm, eh, i luoghi commemorativi o celebrativi. Intendiamo una tipologia che va dal museo fino al memoriale, fino al, mon al monumento, il manufatto intendiamo con un termine più eh, generale, generalmente questi hanno la collocazione pertinente o eh, comunque simbolicamente diciamo giustificata, possono giungere da eh, iniziative istituzionali pubbliche, ma anche di associazioni. La loro cura, il loro degrado è un indice della forza o della debolezza della memoria rispetto a un evento e naturalmente se noi mettiamo poi in collegamento diverse tipologie di, di mh, esempi in cui c'è cura o degrado possiamo dire rispetto anche a un tema eh, più generale. A volte possono esserci anche degli interventi per così dire di occultamento, di disturbo no? di queste rilevanze da un punto di vista eh, delle memorie, così come anche Rilevare le assenze è un altro dei compiti che possiamo dare ai nostri studenti. No? Rispetto a una sequenza di avvenimenti, possiamo cogliere ciò che è stato eh, introitato, messo in memoria pubblicamente e quello che invece non lo è stato. Terza tipologia sono i luoghi autentici. Intendiamo con luoghi autentici i luoghi che sono stati teatro di eventi considerati appunto. Degni di essere messi in memoria. Se noi fossimo in Germania, eh, la definizione luogo della memoria avrebbe una sua eh, definizione molto precisa, perché in Germania sono considerati luoghi della memoria, eh, luoghi, solo luoghi autentici, luoghi naturalmente collegati alla memoria dei crimini nazisti, presso cui è attiva una struttura ed è, eh, diciamo, in perenne esecuzione un'attività di carattere ed ed educativo. Possiamo dire che hanno quasi una definizione giuridica o perlomeno culturalmente molto, molto forte, mentre per quanto riguarda il nostro caso invece come luoghi della memoria abbiamo delle interpretazioni molto più eh, estese, meno eh, così, legate alle strutture. Un tentativo, per la verità, l'avevamo fatto qualche tempo fa ed è ancora vivo in molte delle nostre aree territoriali. Eh, Faceva riferimento prima il Presidente alla presenza di molti luoghi della memoria nel nostro territorio. Con il progetto La memoria delle Alpi, e qui è ancora visitabile il portale all'indirizzo www.memoriadellealpi.net, noi eh, avevamo mappato tutti i luoghi della memoria legati al periodo 43-45 in Piemonte, nell'ottica appunto della resistenza, della deportazione, eh, dello studio del fronte naturalmente, perché non dobbiamo dimenticare che il Piemonte, l'area diciamo, del Piemonte occidentale, è stata fronte di guerra. Ecco, questo portale che possiamo dire un po' dimenticato, abbandonato a se stesso da alcuni anni, può essere anche un esempio di venir meno di una memoria virtuale. Però i suoi contenuti naturalmente restano e possono essere ancora oggi, eh, direi, eh, un ottimo eh, repertorio per chi fosse alla ricerca appunto di luoghi autentici. Luoghi autentici che sono Naturalmente, dei testimoni muti. Dobbiamo educare gli studenti a interrogare i luoghi attraverso la nostra mediazione, la mediazione storica. Sono un punto di incontro, appunto, tra presente e passato, con un carico di memorie complesse, una stratificazione, per usare il termine tecnico, diverse e anche divise. Eh, molti di questi luoghi sono stato, stati oggetto già eh, nel momento in cui erano teatri di questi eventi, anche di interventi eh, tesi ad azzerare, ad annullare le memorie. Questo è il caso molto più ehm, diciamo, indicativo, quello che succede nei lager o in qualche realtà dell'Appennino tosco-emiliano. Quindi, in questi luoghi, dobbiamo eh, abituarci a cercare. Le tracce storiche sapendo che eh, ci son, sono dei testimoni che devono essere fatti parlare. L'insieme di questi luoghi è entrato ormai nel comune sentire come appunto parte del nostro patrimonio. Sul concetto di patrimonio fino all'inizio degli anni Ottanta c'era per la verità una eh, caratterizzazione prevalentemente estetica, si considerava patrimonio il bene ehm, architettonicamente o comunque artisticamente rilevante, mentre diciamo, con eh, l'avvento degli anni Ottanta in modo particolare, l'avvento di un concetto di patrimonio legato a una dimensione più etnosociologica, oggi intendiamo eh, come patrimonio l'insieme anche di ciò che è memoria, di ciò che trasmette memoria, di ciò che è testimonianza. Ecco, una del, uno degli spunti che dà la traccia è proprio questo, no? per i ragazzi, cioè cercare di far diventare patrimonio valorizzando i luoghi di memoria individuati che, ripeto, possono essere astratti, possono essere commemorativi o possono essere anche dei luoghi autentici. Questa è una dimensione importante, direi, proprio collocata anche in questo ambito cronologico che abbiamo scelto. Noi per la verità abbiamo parlato di prima metà del Novecento, ma abbiamo cercato anche di mettere due... Piste più obbligate, cioè, i due cioè i due, eh, le due ricorrenze, il centenario della prima guerra mondiale e il settantesimo anniversario della liberazione, siamo tutti abbastanza eh, così, eh, diciamo a contatto con eventi, progetti che riguardano questi due momenti importanti della nostra storia, anche se devo dire che c'è una prevalenza mediatica forse del centenario della prima guerra mondiale, ma non dobbiamo dimenticare ciò che significa appunto eh, il settantesimo della eh, liberazione. Allora, in vista proprio anche di questa eh, eviden quest evidenza mediatica, credo che ci siano condizioni ambientali favorevoli a interessare gli studenti a andare alla ricerca di questi luoghi della memoria, sapendo che per la Prima Guerra Mondiale noi non abbiamo eh, ciò che hanno eh, nella parte eh, nord-orientale dell'Italia, no? non, non abbiamo le trincee, non abbiamo questi luoghi della memoria. Però vedere anche come si sia vissuta e in quali luoghi la guerra dal fronte interno credo che possa essere interessante, per inserire eh, il tutto in un quadro che può avere queste valenze, le riassumo molto velocemente, cioè delle finalità di tipo civico, si parlava prima di formazione del cittadino e costruire in una sorta di laboratorio, come è appunto inteso questo progetto, eh, può dare al ragazzo, allo studente, sicuramente degli elementi in più per arricchire la sua formazione come cittadino, per conoscere la storia, per trasmettere la memoria intorno a luoghi che sono ad alta intensità di valori, e riconoscere questi valori naturalmente. Delle ambizioni anche culturali e patrimoniali, cioè garantire la conservazione che alla fine. Per quanto riguarda il patrimonio, resta eh, uno dei primi obiettivi. E anche la sua valorizzazione pensando ad una fruizione. Anche, qui lo aggiungo come ulteriore elemento, eh, ipotizzando, immaginando appunto di costruire un tour virtuale della memoria che possa essere proposto anche come esempio per un turismo della memoria. Perché non dobbiamo... Naturalmente sottovalutare che accanto a eh, diciamo, tutti i valori che abbiamo sottolineato ci può essere anche un movimento che naturalmente non ha uno scopo di lucro, no? ha uno scopo economico nel senso più nobile del termine, quello di muovere delle persone, muovere delle risorse, farle interagire con diversi aspetti del nostro territorio. Spero di non aver sforato. Adesso a voi. Eh, diciamo le domande le facciamo eventualmente alla fine. Non so se avete già qualche quesito da porre in questa sede o magari lo potete far maturare dopo aver ascoltato anche le altre tracce. Saremo a disposizione naturalmente per le risposte. Quindi passo a voi. Eh, buongiorno, anzi buonasera a tutti e a tutte. Eh, in realtà io volevo fare una, non una domanda, ma una piccola integrazione a quello che ha detto utilissimamente Enrico Pagano. Ha accennato alle scuole. Eh, io credo che. Uno sguardo sui luoghi di memoria che sono incapsulati all'interno delle nostre scuole sia estremamente interessante, quantomeno come punto di partenza. Enrico, dimmi se sbaglio. Eh. Però, eh, considerando eh, i parchi della rimembranza di cui parlava lui prima e le guardie d'onore che vengono istituite fin dall'ottobre del 22 dal sottosegretario Lupi, sottosegretario all'istruzione. Si viene popolando la scuola di una serie di riti e di ritualizzazioni che legano profondissimamente quella che viene detta impropriamente quarta guerra di indipendenza al fascismo, anzi, con questa operazione antistorica, cioè che eh, si assume il vanto il fascismo medesimo di avere provocato questa rettificazione della storia italiana finalmente rimessa in connessione con le sue fonti, dunque, in sostanza, di averlo provocato. Lui il fascismo e l'entrata in guerra dell'Italia. Peccato che nel 22 nasca formalmente il fascismo, ma e questo è un piccolo scarto che eh, ai teorici del fascismo e agli zelatori di propaganda non interessa. Tuttavia, se voi guardate dentro i corridoi delle vostre scuole o anche solo nelle lapidi, parlo dei licei, degli istituti tecnici, non delle scuole elementari dove ci sono le aule dedicate, quello è ancora un ulteriore discorso. Noi vediamo come ci sono le lapidi dedicate a tutti i caduti della Prima Guerra Mondiale, esistono degli albi di fotografie, esiste una documentazione, qua vedo le colleghe del Liceo Alfieri che su questo, di Torino che su questo hanno lavorato in ogni scuola questo è possibile. Bene, se voi andate poi a vedere come sono state integrate le lapide dei caduti, vedete un altro pezzo dell'elaborazione storiografica o delle storture che il fascismo opera su quella memoria, per esempio i caduti della guerra in Africa, 35-36, messi sullo stesso piano dei caduti della Prima Guerra Mondiale o ancora di più i martiri della rivoluzione fascista messi a fianco dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Questo semplicemente per dire come la ricchezza delle vostre scuole, quantomeno, sia un punto di partenza e non so se questa integrazione vada nella direzione di ciò che diceva Enrico prima. Ci sono delle domande per Pagano, intanto che si sono. No, allora possiamo andare avanti sulla seconda traccia. Eh, figurati. Eh, per me il compito è molto più lieve: nel senso che. Eh, quando si discusse di quali tracce proporvi, ci sembrò importante inserirne una sulla democrazia eh, partecipativa e i social network, democrazia, partecipazione e social network. Tuttavia, è sempre bene riconoscere. Eh, quanto si sa e quanto non si sa, siccome io mi sento absolute beginner proprio nel campo eh, dei nuovi media e sulla tematica della democrazia partecipativa, abbiamo pensato bene di incaricare un vero esperto come il dottor Malagnino, che ci terrà la relazione. A me tocca semplicemente dire il perché e il per come noi ci siamo mossi su questo binomio. E in realtà. Ancora le cronache di questa mattina ci dicono quanto siano importanti gli elementi sulla democrazia partecipativa e siano al centro della discussione politica. Ma siccome noi non ci muoviamo sul filo tenue dell'emergenzialità uh, um, dell e delle cose appena accadute, eh, abbiamo pensato di rifarci per esempio a un autorevole punto di riferimento sul tema della democrazia partecipativa e siamo partiti dall'intervento che Giorgio Napolitano fece proprio a Torino. Eh, nel 2009, nell'aprile del 2009, nella prima edizione del Biennale Democrazia, e eh, proprio quella citazione che voi vedete nel primo capoverso della nostra traccia, la citazione della Nadia Urbinati, è tratta da un suo intervento. E se mi permettete, io brevemente vi faccio una citazione da quell'intervento che fu di Napolitano, che fotografa assai bene il campo di lavoro sul quale vorremmo che i nostri vostri studenti potessero avviarsi. Si parla da tempo e spesso di crisi della democrazia rappresentativa, in riferimento all'indebolirsi delle sue istituzioni e della fiducia che in essa ripongono i cittadini. Ma da più parti si sono avvenute positivamente proponendo concezioni più ampie che vedono, si è scritto, la rappresentanza come processo che connette la società e le istituzioni, che affidano alla politica le responsabilità di un legame operante tra l'interno e l'esterno delle istituzioni politiche, l'attivazione di una corrente comunicativa tra società civile e società politica. E proprio di questo pare occuparsi la uh, democrazia partecipativa, ossia dell'istituzione di una... Eh, corrente comunicativa che risalga all'origine anche della nostra carta eh, costituzionale, una carta aperta, disponibile alle integrazioni e eh, a, a, a fotografare eh, l'evoluzione della società civile, eh, in termini tali, diceva ancora Napolitano, da tenere le porte aperte al futuro. Una bella immagine questa e in realtà è proprio per quelle porte che si è... Eh, che sono transitate le proposte della società civile in Italia, in altri paesi ancora prima, a partire dagli anni 90, per eh, introdurre e sostenere istituti propri della democrazia partecipativa. È un dibattito, quello che coinvolge le parole che io sto utilizzando e sulle quali il dottor Malagnino eh, ci illuminerà, nel senso che per l'appunto esistono delle posizioni diverse nell'ambito di ciò che si può definire democrazia partecipativa, e tuttavia degli esempi concreti sono già a disposizione nostra, di quegli studenti che sotto la vostra guida volessero inoltrarsi in questo campo. Perché, per esempio, non so quanto sia noto: nella Regione Toscana dal 2007 esiste una legge sulla democrazia partecipativa che ha trovato una nuova edizione nel 2013 e da quel eh, vicino, lontano, dipende dai punti di vista, 2007, già 116 progetti sono stati finanziati e realizzati all'interno di quella regione, da soggetti più disparati, soggetti della società civile, associazioni, ma anche mondo scuola. Eh, per cercare per l'appunto, non dico di annullare le distanze tra la democrazia ra eh, rappresentativa e quella partecipata, ma quantomeno per trovare quei canali che riescano per l'appunto a costruire quella corrente comunicativa che sotto gli occhi di tutti è mancante, manchevole eh, eh, all'interno del sentire comune e anche nel sentire dei nostri ragazzi. Eh. Analogamente si è mossa anche la, uh, la regione Emilia-Romagna nel 2010 con la legge 3 del 2010, e eh, questa è una cosa che anch'io non sapevo, per quanto un poco mi sia occupato di questo campo, al di là di quanto denunci il mio essere eh, agli inizi di questo interesse, la città di Torino ha una proposta di bilancio partecipativo, un progetto pilota che deve realizzarsi in questo anno 2014 e che vedrebbe la partecipazione di una sola delle sue circoscrizioni, la circoscrizione numero 7, all'interno della quale in via sperimentale... Eh, si è avviata da maggio una consultazione con i cittadini perché essi inseriscano dei progetti che vadano a caratterizzare il bilancio 2014, per una cifra direi non indifferente perché sono 500.000 euro. Eh, questo si ricollega poi a un dibattito più generale che, che se vorrà Malagnino ci riporterà, che sono sui bilanci partecipati che partono dall'America Latina e arrivano nel vecchio continente, in questo caso un po' più indietro di quelle forme di democrazia là. In ogni caso eh, sono cose che rappresentano veramente l'intenzione no? di dare diversa velocità a quelli che sono i meccanismi della rappresentanza e gli interessi. Eh, della, eh, della popolazione su questo si aprono una serie di problemi riferiti alla sostanzialità o alla semplice proceduralità di questi, di questi percorsi, però questo è già un argomento sul quale varrebbe la pena di costruire un quadro e poi scendere dal cielo dei, dei temi alla concretezza delle proposte. Su questo io voglio dire solo più un paio di cose e ehm, al di là di quanto ci sia un variegato panorama eh, di proposte che vanno, eh, per esempio, nel 2013 la Regione Toscana ha fatto un bilancio di genere, una cosa che è piuttosto all'avanguardia nel nostro Paese. Eh, ma al di là di questo, il mondo scuola secondo me ha molto da interrogarsi e guardare al proprio interno. Non è tanto un caso che io prima dicessi guardate nei corridoi delle vostre scuole, guardate nei vostri archivi scolastici, perché io credo che sia uno sguardo verso di noi che può portare più in luce degli elementi generali, quantomeno come elementi di partenza. Io credo che dei percorsi di democrazia partecipativa, pensate a tutte le attività che avete condotto per cittadinanza e Costituzione, per quel quanto tanto poco che siete riusciti a realizzare nel diminuendo di, di, di finanziamenti che sono stati dedicati al nuovo insegnamento. Tuttavia esistono una serie di progetti che sono eh, legati proprio a eh, diminuire quelle distanze di cui parlavamo prima. Esistono in bibliografia una serie di eh, esempi, ne parlerà il collega Malagnino anche, ma eh, per esempio... Citando a memoria, mi ricordo io di molti progetti sugli usi dell'acqua che hanno attraversato dalle elementari alle superiori nella nostra città. Io vivo e lavoro a Torino e che eh, hanno rappresentato un qualche cosa che era di apertura, che andava oltre la classe e il mondo scuola, oppure, e questo è proprio l'ultimo degli esempi: eh, uso e riuso eh, di. Eh, dei rifiuti. In particolare voi avete all'interno di alcune scuole, per esempio quei, de, eh, quei contenitori per le scarpe usate dei vostri ragazzi, invariabilmente plasticose. No? Bene. Eh, un percorso che doveva eh, riuscire ad ottenere un eh, riconoscimento europeo che non arrivò, era una rete di scuole che si voleva occupare di questo che coinvolgeva una serie di discipline, perché c'è un ciclo chimico no? del, eh, del recupero di queste cose, una relazione con le aziende che se ne occupavano. Un, una, una relazione con la circoscrizione di competenza e l'essere consultati per eh, riqualificare delle zone della propria realtà magari dirupata della città, come per esempio l'allestimento di aree giochi per i bambini che, guarda un po', se vi ricordate, hanno quelle belle... Mollose eh, gomme messe in terra ed erano il progetto di riuso. E se questo non è un elemento di democrazia partecipativa, perché voi sapete quanto più i nostri territori sono abbandonati a se stessi, tanto meno c'è l'intenzione di coltivarne un valore e eh, una, un decoro. E questo genere di cose sono, dal nostro punto di vista, un punto di partenza che può anche essere, come dire sulla base di una concettualizzazione di ciò che può essere la democrazia partecipativa, individuare progetti realizzati o in corso di realizzazione che possano illustrare la sensibilità per eh, avvicinare quello che è il mondo della politica con i cittadini. Eh, questo semplicemente per dire della parte più nascosta. Quello che viene in mente a tutti quanti sono i social network. Noi abbiamo pensato che fossero in stretta connessione le due cose, perché sono forme e velocità differenti della stessa democrazia partecipativa. Se volete, con un di più di problemi, perché eh, sulla illusorietà o sulla eh, concreta esperienza di democrazia che passa all'interno di questi luoghi immateriali, vabbè, su questo lascerei completamente il campo aperto al collega. E questa era solo la nostra intenzione eh, quando abbiamo proposto. Questo genere di attenzioni. Ovviamente, questo è il momento di partenza, e ringraziamo il Consiglio regionale di questa attività di presentazione. Saranno nelle diverse province gli istituti della Resistenza a fare quelli che sono i nostri soliti corsi di formazione per Torino. So che saranno già tutti nel, nel mese di novembre, ed Enrico Manera, che è laggiù eh, li curerà. In ogni provincia ci sarà altrettanto e in quella sede speriamo di incontrare ancora i vostri studenti per affinare i prodotti per i quali speriamo abbiano tutti i premi meritati. Allora, grazie Riccardo Marchis per la bella introduzione che potrebbe già esaurire quello che è il tema da trattare perché di spunti ne sono già emersi tanti. E insomma mi dove mi preme anche ringraziare il Consiglio regionale del Piemonte e l'Ufficio di Presidenza, perché ha chiamato un proprio dipendente. Non capita spesso nelle pubbliche amministrazioni, a, eh, eh, questo prendo un buon auspicio, insomma, a trattare questi temi. Il Consiglio regionale e la Regione Piemonte, in genere, è un luogo, un territorio che è. In questi ultimi anni, negli ultimi dieci anni, si è molto interrogato, e in particolar modo il Consiglio regionale negli ultimi cinque, sul ruolo e sui legami che intercorrono tra democrazia, internet, social network, digitale e partecipazione dei cittadini. E come si è anticipato nella relazione iniziale, il tema è centrale per tutta una serie di aspetti che proveremo velocemente a indagare, però il rapporto tra democrazia digitale e cittadini occupa spesso le prime pagine dei giornali o comunque gli inserti, gli approfondimenti, perché Internet sta cambiando il mondo in maniera trasversale, toccando tutti gli ambiti. Allora, da decenni si moltiplicano le voci che affermano che il digitale può rinnovare il rapporto tra democrazia e partecipazione, però spesso questo dibattito è stato polarizzato tra tecnoentusiasti e tecnoscettici. E quindi, come ogni dibattito polarizzato, trascura di analizzare ciò che sta in mezzo alle due posizioni. Chi vi parla è sicuramente un tecno positivo, che però negli anni ha eh, provato a approfondire e a maturare alcuni scetticismi riguardo ai tecnoentusiasti. Uno di questi è stato pubblicato il 9 maggio 2013. L'Economist Intelligence Unit, ha quindi un settore dell'Economist, ha pubblicato un lungo rapporto tra democrazia e internet. Ed è venuto chiaramente fuori che la democrazia è in difficoltà, si leggeva in questo rapporto, che i precedenti guadagni della democratizzazione dei paesi, in particolar modo quelli occidentali, sono stati scalfiti negli ultimi anni in maniera significativa, cioè c'è una perdita di democrazia nonostante ci sia un'avanzata di internet. Questo vale per i paesi occidentali, vale in molti luoghi, sappiamo benissimo, la Grecia, la Spagna, l'Irlanda, il Portogallo, e tangenzialmente anche per il nostro paese che sono state interessate dall'intervento delle tecnocrazie che hanno sottratto parti di democratizzazione dei paesi e nei paesi dell'est, sappiamo cosa sta succedendo in quelle zone, la pressione su alcuni paesi dell'est una perdita di democrazia che è aggravata da un ulteriore doppio divario si parla spesso di digital divide che colpisce moltissimo delle fasce delle nostre popolazioni ah, io faccio una premessa, userò Alcuni termini che, che per chi si occupa di questi temi sono quasi dati per scontato, quindi magari poi dopo, se, se sfugge qualcosa, sarò ben lieto di, di approfondire. Quindi c'è cioè il digital divide, cioè è la differenza nell'uso nell delle nuove tecnologie tra le nuove generazioni e la generazione che non sono nate nei periodi in cui Internet era sviluppato. Quindi, questo è un primo divario che incide sulla partecipazione cittadina alla vita democratica. E dall'altro c'è proprio un divario partecipativo, cioè e lo, lo vediamo cristallizzato per esempio nei fenomeni di astensione al voto, c'è cioè sempre meno una, un desiderio o comunque un afflato partecipativo dei cittadini verso le istituzioni. Nonostante questo alcuni fenomeni sono stati mirabilmente descritti in alcuni testi, eh, uno su tutti che vi consiglio di leggere, che non c'è nella, nella bibliografia, ma se mai vale la pena affrontare, è questo di Manuel Castells, che aveva già scritto un'opera straordinaria, è chiamata Comunicazione e Potere, dove affronta proprio questi problemi. Questo si, si intitola Reti di indignazione e di speranza, movimenti sociali nel, nell'era di Internet, e racconta alcuni dei più significativi episodi di eh, attivazione civica e popolare per rivendicare maggiore democrazia nelle, nelle proprie esperienze. Si parla di Occupy Wall Street. Eh, sapete, il movimento nato in America, l'1%, eh, cioè il 99% che si trapponeva l'1% dei finanzieri di Wall Street che governano il capitale in America e nel mondo, un movimento molto importante e che è stato descritto qui da, da Castells, E per esempio l'esempio delle primavere arabe che ha attraversato tutto il bacino del Mediterraneo, però anche queste esperienze, per certi versi straordinari, sono rimaste spesso delle voci non ascoltate. Questo è uno dei primi problemi. Quando si chiede la partecipazione utilizzando i nuovi strumenti, e i nuovi strumenti hanno molto connotato le esperienze come Occupy Wall Street, come le primavere arabe, spesso rimangono voci inascoltate, cioè i governi e le istituzioni non si fanno carico delle istanze che arrivano da queste esperienze. E soprattutto, si diceva prima, l'aspetto deliberativo non è stato mai preso in considerazione, diciamo prima fuori onda, insomma, anche la, 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 eh, la parola, l'espressione deliberazione... In, in italiano assume un significato molto più restrittivo rispetto a, a quello, al significato più aperto eh, che si usa nei paesi anglosassoni, però per esempio per la primavera araba si è un professore del Politecnico di Torino, Juan Carlos De Martin, che è uno dei massimi osservatori e commentatori di quello che accade nel rapporto tra Internet e democrazia, aveva riassunto questi problemi con un'espressione secondo me felice che diceva Internet non ferma le pallottole. Per cui quello che è successo alla primavera araba è sì, ha trovato in Internet un, eh, uno straordinario strumento di mobilitazione, ma Internet non è direttamente correlato alla democrazia, eh? per cui appunto Internet non ferma le pallottole. Così come Occupy Wall Street ha poi mostrato dei problemi di gestione eh, delle maggioranze e delle minoranze attive all'interno del movimento che poi indagheremo più avanti. Allora, noi spesso nei giornali leggiamo... Del mito dell'agorà, si dice, ma la democrazia partecipativa, la democrazia digitale è la nuova agora. Quello che anche qui si trascura di dire è che anche ai tempi di Atene e di Pericle, molti poteri non erano nelle mani delle assemblee, dei cittadini, molte decisioni erano rinviate dai magistrati eletti o dai cittadini eletti, degli ottimati. Per cui anche il mito dell'Agora è sì vero, ma è altrettanto vero che era spesso mediato da dei corpi intermedi di cittadini più informati, più alfabetizzati, che erano in grado di prendere decisioni più complesse, perché spesso la democrazia partecipativa e Internet in sé semplifica i temi non tralasciando la, la profondità di quello che si va ad affrontare. Questo era uno dei temi... Delle, delle, eh, vi ho fatto l'esempio di Atene perché spesso nel dibattito si trova proprio questa, questa similitudine: no? la democrazia digitale nuova è la nuova Agora, la nuova piazza ateniese. Eh, lo stesso Rodotà, che è forse il, uno dei migliori osservatori, se non il migliore eh, italiano e anche internazionale su questi temi, in Tecnopolitica, un altro suo libro secondo me che vale la pena leggere, eh, dice che mancano esperienze davvero significative di sostituzione, non parliamo di accompagnamento, parliamo di sostituzione di democrazia rappresentativa con democrazia diretta. Cioè non esiste oggi nessuna esperienza che ha spostato la democrazia, eh, il sistema che noi conosciamo con la democrazia diretta, digitale, favorita da Internet. Perché qual è il rischio che sottolinea Rodotà? Che di fronte a esperienze di democrazia partecipativa, come si diceva il bilancio partecipativo eh, o altre esperienze in giro per il mondo che, più che dove più avanti analizzeremo, c'è un rischio altissimo, che è quello della generazione di elite casuali, cioè la, se la semplifico, cioè vincono gli attivi. Chi è più capace a usare i mezzi, chi è più attivo, chi ha più tempo da spendere, chi non lavora 18 ore in fabbrica o uh, al ristorante, vince. Vince perché è in grado di affermare con un attivismo maggiore rispetto agli altri le proprie istanze nelle piattaforme che si mettono a disposizione per consultare i cittadini. Allora questo è stato riassunto mirabilmente a Rodotà, appunto parlando di, di elite casuali, e questo è uno degli aspetti di critici allora, di quello che stiamo andando ad analizzare. In Italia e anche all'estero, noi abbiamo tre, grosse, eh, tre grossi filoni eh, che immaginano nuove forme di democrazia. Una viene, viene definita l'iperdemocrazia, iperdemocrazia, iperdemocrazia eh, sperimentata da alcune forze politiche italiane che negli, negli anni passati, in particolare il Movimento 5 Stelle, ha avuto... Eh, degli importanti successi dal punto di vista di, di consenso, l'iperdemocrazia teorizza proprio questo, una sostituzione della democrazia della rete con la democrazia che noi conosciamo oggi, come attraverso il ruolo dell'eletto e del rappresentante che non ha più la libertà di mandato, ma è un semplice cittadino portavoce di decisioni che vengono prese all'interno della rete, all'interno delle piattaforme. Questo è diciamo, l'assunto dell'iperdemocrazia. Eh? con i problemi che immaginate di eh, contrasto con l'articolo 67 della Costituzione, che invece dice un'altra cosa. Però questa, diciamo, la teoria dell'iperdemocrazia dice che l'eletto, la rappresentante non fa nient'altro che portare, farsi carico delle decisioni che vengono prese altrove, cioè nella rete, su piattaforme eh, digitali, dove c'è un confronto, c'è una partecipazione del, del cittadino, dove uno vale uno e non vale il voto per delega. Questo lo sottolineo perché si lega a quello che sto per dire adesso, perché un'altra idea di democrazia, di nuove forme di democrazia, è la democrazia liquida, che per esempio hanno sperimentato, ha sperimentato il partito pirata in Germania, che è basata su una piattaforma che è stata elaborata in Germania, proprio da alcuni esperti del partito pirata e personalizzata, che si chiama Liquid Feedback. Allora questa piattaforma e l'idea di democrazia liquida che sta dietro questa piattaforma, dietro il movimento del Partito Pirata, ha una visione più attenuata rispetto all'iperdemocrazia, cioè dove sostanzialmente queste piattaforme dove le persone possono proporre, emendare, decidere, votare, confrontarsi, accompagnano le decisioni, accompagnano la democrazia rappresentativa, per cui non sono vincolanti, tant'è vero che, e qui è venuto fuori un altro problema, del partito pirata che, nonostante i successi elettorali di quegli anni, sapete che hanno eletto due europarlamentari, hanno vinto un numero di lander tedeschi, hanno avuto l'8% dei, 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 dei consensi, è un'esperienza un che si è venuta a estinguere perché? Perché non c'è stata una diretta collaborazione tra, tra, um, correlazione tra il grandissimo numero di elaborazioni proposte sulla piattaforma di liquid feedback e quelle che effettivamente sono poi state approvate nei territori di rappresentanza. Quindi c'è stato questo disallineamento. E oggi, infatti, l'esperienza del partito pirata è sostanzialmente giunta a conclusione. L'altra, che è quella che ha spiegato benissimo Stefano Rodotà, è quella della democrazia continua. Che oggi, ed è questo un tema su cui per esempio si sta confrontando molto il Consiglio regionale del Piemonte: democrazia continua vuol dire media civici. Vuol dire piattaforme studiate apposta, appositamente, eh, per favorire la partecipazione. Perché li chiamiamo media civici? Perché si distinguono dai social network. Eh? Eh, fra un po' vi spiegherò perché. Allora, anche qui la democrazia continua, quindi, contrariamente all'iperdemocrazia e ancora in qualche modo differenziandosi dalla democrazia liquida, prevede delle, degli strumenti digitali, di internet, comunque un, un, un percorso di, di partecipazione che accompagna la democrazia rappresentativa a prendere, le decisioni migliori, prendere delle decisioni migliori, elaborare delle migliori politiche pubbliche, elaborare delle migliori decisioni nelle aule rappresentative. Allora, alcune esperienze sono, sono, sono nate in Italia, il professor Marchis ne citava alcune, ce ne sono state altre, per esempio l'esperienza di Tu Parlamento, che era basata su liquid feedback, quindi era un'esperienza di democrazia liquida promossa dalla senatrice Puppato, o lo stesso ex candidato alla regione Lombardia, Ambrosoli, che aveva eh, messo in piedi una piattaforma simile a quella di Tu Parlamento. Allora, tutte queste esperienze, diciamo molto ben fatte dal punto di vista tecnico degli strumenti utilizzati, di fatto non hanno eh, portato a un significativo aumento della partecipazione, a una maggiore qualità delle proposte che sono emerse da queste piattaforme, in particolare a proposito di elite casuali. Eh, proprio quella del, del candidato Ambrosoli aveva fatto emergere un fenomeno, c'era stata una proposta eh, sulla sanità che era stata significativamente più votata e più elaborata e aveva ricevuto più contributi di qualsiasi altra proposta presentata su quella piattaforma, perché? perché lì si era coalizzato una lobby di interesse sulla sanità che aveva cercato di orientare quella proposta. Quindi chiamando le persone a partecipare per orientare la, propo la proposta secondo le esigenze della lobby che voleva sostenerla. Allora questo era un tipico caso di elite casuale che si era concretizzato sulla piattaforma di Ambrosoli su una proposta sulla della sanità in Lombardia. E ce ne sarebbero altre, c'è cioè Sardegna Tu, ecc eccetera, eccetera. Però il governo italiano, per esempio, ha recentemente promosso due esperimenti di democrazia partecipativa o meglio di consultazione. Una è stata fatta dal governo Monti sulla spending review, che ha avuto numeri significativi di partecipazione. Un'altra è quella del ministro Gaetano Quagliarello, eh, ex ministro per le riforme, che a oggi rimane a livello italiano e a livello internazionale la consultazione, quindi l'esperimento di democrazia partecipativa più riuscito in termini di numeri, perché eh, i dati della partecipazione parlano di 475.000 visite, 120.000 domande, questionari compilati, eccetera, eccetera, poi i numeri, eh, sui numeri approfondiamo magari dopo anche su dove trovarli, però l'esperimento le, di partecipa.gov.it e la consultazione del ministro Monti sulla Spending Review sono a oggi le consultazioni che hanno avuto in termini numerici i migliori risultati. Perché? Perché contrariamente a tutte le altre esperienze che si sono rivolte unicamente a un pubblico, passatemi i termini, digitale, hanno prestato molta attenzione ai media tradizionali. Cioè hanno fatto pubblicità sui giornali, hanno frequentato trasmissioni, i ministri hanno tr frequentato trasmissioni televisive, sono andati nei talk show a raccontare l'esperienza e il progetto di democrazia partecipativa. Questo per dirvi che cosa... Che Internet non è la soluzione, non è la panacea di ogni male. Qualsiasi esperimento di democrazia partecipativa oggi non può prescindere da un occhio attento ai media tradizionali, che sono ancora quelli che le persone sono abituate a usufruire: la televisione, i giornali, la radio. Allora, un'ottima integrazione fra l'uso di, di nuove tecnologie, di, di tecnologie digitali e i media tra tradizionali dimostra come, nei casi di partecipa.gov, quindi l'esperimento di consultazione pubblica sulle riforme istituzionali e quella del governo Monti sulla spending review hanno, hanno funzionato un po' meglio di altre che racconteremo dopo perché hanno fatto, dato maggiore attenzione alle, ai media tradizionali. Scusate, un secondo. Allora, si parlava... Di Facebook e di Twitter come piattaforme abilitanti a una maggior partecipazione dei cittadini alla vita democratica pubblica. Questo è uno dei, degli, dei, come dire, dei, dei filoni eh, trattati nella traccia. Quello che secondo me è importante è che i ragazzi che voi seguirete, eh, su cui i ragazzi che voi seguirete riflettano in futuro è che piattaforme e nel loro lavoro, piattaforme come Facebook e Twitter nascono per altro. Ci cioè, nascono per mettere in correlazione le persone, non nascono per fare democrazia. Quelli sono i media civici, quello che vi dicevo prima: sono piattaforme studiate apposta per fare partecipazione. Facebook e Twitter sono nati per altro. I social network sono nati per altro, e in particolar modo sono aziende private che stanno eh, facendo emergere un fenomeno preoccupante. Dal punto di vista dell'etica democratica, che è quella che uno studioso di nome Elie Parisier ha elaborato nel, nel suo scritto più famoso, The Filter Bubble. Cioè i social network inseriscono le persone in delle bolle, delle bolle filtrate, dove le opinioni che vengono scambiate sono opinioni fra simili perché per come è costruita la piattaforma, per come è elaborata la piattaforma, si chiama algoritmo, quindi per come è scritto il codice di quella piattaforma, le persone, proprio perché eh, giustamente le, le aziende promuovono il proprio interesse, mh? per come sono scritte quelle piattaforme tendono a mettere in correlazione opinioni simili mh? e a polarizzare il dibattito tra simili. Allora, questa è the filter bubble, questa è la bolla in cui si viene inseriti, io non faccio terrorismo, però sto facendo una riflessione sull'uso democratico di piattaforme come Facebook e Twitter. Sono piattaforme che non nascono per fare democrazia perché sono fondate su un altro principio, che è quello che vi ho appena illustrato, di mettere in correlazione opinioni simili e di rinchiudere il dibattito polarizzandolo. Allora, qui c'è un'espressione... Secondo me molto efficace che usano gli americani e che in qualche modo sta veicolando in Italia anche un altro importante giornalista come Luca De Biase, eh, direttore di Nova al Sole 24 Ore, è uno dei massimi esperti in Italia di digitale, che quello che viene, viene definito un'espressione code is law, c'è cioè il codice e la legge, c'è cioè un cioè una questione etica. E' democratica su come vengono scritte le piattaforme partecipative, perché la maniera in cui vengono scritte le, le piattaforme, in cui vengono, eh, con il quale vengono strutturati questi strumenti, hanno un riflesso etico sulla partecipazione. Quello che vi ho appena illustrato, il funzionamento di Facebook e Twitter, proprio perché persegue degli interessi commerciali e non degli interessi democratici, non è low, non è etico. Perché non rispecchia, non dà uno spaccato chiaro e definito delle posizioni in campo, ma polarizza la discussione fra simili. Quindi, anche qui, attenzione: eh, il nostro paese e qualsiasi esperimento che da qui in futuro dovrà confrontarsi necessariamente con le nuove tecnologie per, fare una, per aiutare la democrazia a migliorarsi, dovrà fare molta attenzione, e questo è bene che i ragazzi, secondo me, lo approfondiscano nei loro lavori, all'aspetto etico delle piattaforme, di come vengono scritti. Di quale, sta, di quale idea sta dietro a qualsiasi consultazione che è stata fatta e qualsiasi consultazione che verrà fatta più avanti? Perché i social network, Facebook, Twitter e anche Google, che nonostante tutto il, suo, il motto di Google è Don't be evil, non, si, no, non, non essere malvagio. Comunque, anche una piattaforma come Google, che è nella vita di, quotidiana di ciascuno di noi, è una piattaforma che persegue interessi commerciali di interessi di altro tipo che non sono democratici, sono sicuramente utili, ma non sono democratici. E quello che vi ho appena detto è stato, è esploso in maniera fragorosa nello scandalo eh, che è stato chiamato in diversi modi, il Datagate, lo scandalo NSA, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa è successo? Si è scoperto a un certo punto, grazie a un'inchiesta e alle rivelazioni di un analista, che lavorava per la CIA e per l'NSA, questa diciamo, agenzia di sicurezza americana, eh, Edward Snowden, che a, che a un certo punto sul Guardian ha detto, guardate che sta succedendo una roba incredibile di cui nessuno ha conoscenza, che l'NSA, cioè l'agenzia di sicurezza americana, raccoglie decine di milioni di informazioni su tutti i citt cittadini del mondo perché queste piattaforme lo consentono e profila. Con la scusa dell'antiterrorismo, quindi di difendere gli Stati Uniti da attacchi terroristici esterni e interni da prevenire, in realtà sta monitorando alcune centinaia di milioni di persone nel mondo, le abitudini, le spese, tutto quello che viene fatto, le amicizie, i gusti sessuali, gli orientamenti religiosi. Ovviamente Snowden è ormai, forse dopo Bin Laden, è il, il criminale più ricercato negli Stati Uniti perché ha sollevato, ha scoperchiato il vaso di Pandora su questo, che, eh, su questo aspetto che nessuno conosceva, o almeno in pochi esperti conoscevano. Allora capite bene la relazione che c'è tra queste cose, tra democrazia partecipativa tra privacy delle persone tra piattaforme che vengono elaborate per altri, per altri motivi e social network, allora capite che i problemi da analizzare sono enormi oggi eh, non basterebbero le 50 cartelle che sono, sono previste dal concorso però appunto mi piaceva darvi proprio la, la, uno spaccato su, su quello che sta, che sta succedendo ehm, un altro problema, so che è una relazione un po' problematica, però vi assicuro che insomma, poi la internet eh, è comunque una risorsa, magari alla fine proverò a... a, a, a a inserire un elemento positivo in questa riflessione. Eh, un altro de, delle, dei problemi che ci sono stati in tutte le esperienze partecipative che noi conosciamo, dai bilanci partecipativi alla consultazione sulle riforme istituzionali e altre forme, è il venir meno del cosiddetto patto partecipativo. Cioè qualsiasi forma di consultazione viene promossa con l'idea che le, le istituzioni o comunque chi le promuove ascolti le istanze che arrivano dal basso è il fondamento della partecipazione. Io ti chiedo di partecipare perché voglio, voglio sentire quello che tu hai da dire. Bene, in tutte le in, nella maggior parte delle esperienze che noi conosciamo, che abbiamo analizzato, quello che viene meno è il patto partecipativo. La dico male. Sì, sì, partecipa tu, che tanto poi le decisioni le prendo io in un'altra stanza. No? Io ti dico che ti ascolto, però poi in realtà faccio tutt'altro che come vi ho detto per il partito Pirata e come per alcune esperienze che adesso vado a elencarvi, è quello che è venuto meno è proprio stato, stato il patto partecipativo. Allora, per esempio, il caso dell'Islanda. Eh, è stato spesso raccontato che l'Islanda, dopo il disastro finanziario che ha colpito le proprie banche, ha eh, messo in piedi un progetto di revisione della Costituzione in crowdsourcing, cioè chiedendo... Il, il contributo delle, delle persone chiedendo insomma, delle idee alle persone quindi sono state, sono state aperte pagine youtube è stato aperto un profilo facebook è stata fatta una consultazione lunga è stata costituita un'assemblea costituente con 25 cittadini tra 900 a sorte, una campagna di mail bombing e nonostante però la maggior parte dei parlamentari si fossero dichiarati favorevoli alla prima lettura in, in aula la, la Costituzione è stata affossata subito. Cioè, appena arrivata in aula è stata affossata, è stata bocciata. Sono tornate in campo le tattiche della vecchia politica: ostruzionismo, incoerenza tra dichiarazioni e comportamenti effettivi, ricorsi a tecnicismi in sede di assemblea, silenzio sul tema in campagna elettorale. Insomma, il caso mostra l'importanza di ottenere il supporto tanto dell'elite quanto delle masse. Cioè, qualsiasi Esperimento di democrazia partecipativa si fonda su un patto, che quello che dice la massa venga raccolto dalla elite che se ne faccia carico, l'elite, i rappresentanti o chi ha promosso la consultazione. E soprattutto il racconto mediatico di questi esperimenti sia troppo spesso viziato da un pregiudizio di positività, cioè Internet salverà il mondo. Cioè è un po' più complesso di così, come abbiamo appena visto. Un altro esperimento è Senador Virtual in Cile. Che consentiva di rispondere a sondaggi di opinione su singole iniziative legislative in corso, fornire valutazioni, giudizi, eccetera, eccetera, ha raccolto 20.000 utenti e 181 progetti di legge di cui 116 valutati al Senato e 70 tradotti in legge. Però, nonostante qui sia andata un po' meglio, il sito non è mai stato rivisto in dieci anni, è sempre rimasto uguale, quindi è non è stato scalfito dai cambiamenti tecnologici. I partecipanti hanno visitato una sola volta il sito nel 62% dei casi, tra le due e cinque volte un altro 22% e solo due su dieci hanno partecipato in modo continuativo. Questo per dirvi che cosa? Che i numeri contano. Quando si parla di democrazia partecipativa, spesso non si parla mai di numeri, ma i numeri fanno la differenza. Se a una consultazione partecipano 2.000 persone o partecipano 150.000 persone, come è successo per partecipa.gov, i numeri... Contano e contano per questo esperimento, contano per la Costituzione islandese, contano per un altro progetto che si chiama democrazia in Brasile, che ha, eh, ha avuto gli stessi problemi, per esempio, del, della piattaforma partecipativa del Cile, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, non la faccio lunga, poi magari integriamo la, 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 la già ricca bibliografia con, con altri esempi, esempi stranieri. Proprio per dirvi che cosa? Che quello che ho detto all'inizio, il problema è complesso. Non si può polarizzare il, il dibattito tra chi pensa che Internet salverà il mondo e chi pensa che Internet sia una sciagura per il mondo. Allora, Internet è una straordinaria opportunità per i nostri tempi: perché consente di mettere in relazione le persone, consente uno scambio di idee culturale, sociale, economico, formidabile come mai era successo nella storia dell'umanità e con una velocità tale che l'uomo non aveva mai conosciuto. Però, appunto, è un'opportunità. Non è una non si, può, non la si può trattare con una visione salvifica, salvifica, come dire quasi fideistica. Per i motivi che vi ho appena detto. Quindi secondo me eh, quello che sarà interessante indagare nei temi è proprio questo: cioè guardare alle, critica, criticamente alle esperienze che ci sono state in giro per il mondo, guardare criticamente alle piattaforme che oggi sono già disponibili, cogliere l'aspetto civico di questa di queste problematiche. E provare a immaginare come Internet nei prossimi anni potrà cambiare il sistema, che ha, il sistema democratico che oggi è il migliore che noi conosciamo. Sicuramente non è perfetto, sicuramente non è, eh, non è quello che ci aspettiamo, ma oggi la democrazia rappresentativa è il, diciamo, il sistema democratico che ha funzionato meglio, pur con tutti i suoi limiti, e che da Internet può trarre, sicur può trarre sicuramente una linfa importante per ripensarsi e per essere potenziato. Grazie. Allora, buonasera, io mi rendo conto a quest'ora, sentire un'altra relazione non è una cosa facile. Eh, e tra l'altro non ho cose allegre da raccontare, per cui insomma eh, se già siete stanchi e affaticati io vi deprimerò ancora di più, eh, quindi è probabile che il terzo tema eh, non sarà accolto da nessuno. <ride> Però eh, sono qui eh, e quindi eh, comincio a dirvi eh, due o tre cose e eh, cercherò di tenermi. Ora sono le quattro e un quarto. Insomma, se riesco in 20 minuti. Eh a chiudere il mio discorso riuscendo a dire delle cose sensate ovviamente, se no eh, mi tratterrò per un paio d'ore. Allora eh, io mh, ripartirei anche io velocemente dal, dal, dal primo intervento, no? questo, posso, eh, questo concetto del luogo della memoria, in fondo oggi la Bosnia è per molti versi purtroppo per lei il luogo della memoria, ma io direi è un luogo della memoria profondo ma è anche il luogo del presente. E io mi permetto anche di dire, purtroppo per molti versi anche del futuro, la Bosnia per molti versi e la Bosnia e i Balcani in generale sono un po', io dico sempre, uno specchio deformato di quello che noi siamo. Eh? Quando il titolo dice eh, Bosnia, scusate il senso chiaro, non vedo. Cuore di un'Europa dimenticata, punto interrogativo giustamente. Ma alla luce delle cose che io vedo in giro, non mi sembra tanto dimenticata. Per esempio, pensate alla moda della musica balcanica, che è una roba incredibile: no? tutti che saltano, ballano, urlano, tutti quanti. Eh, appena c'è Goran Bregovic, le folle così: no? e lui è di Sarajevo, non so se lo ricordate. Eh, Kusturica, sono tutti che si precipitano. Non è vero, no? non è. Tanto dimenticata, ancora eh, in questo, anche quest'ultimo anno ho incontrato un sacco di gente che ha detto: oh, Sono stato a Sarajevo, sono andato qua, sono andato a Mossor. Ho visto il ponte, cioè, c'è gente che va, c'è curiosità. Poi, l'anniversario della prima guerra mondiale, o meglio dell'attentato che aprirà la strada della prima guerra mondiale, ha favorito tutto questo. Ho partecipato anche in città ad una serie di presentazioni di video, ragazzi che hanno fatto video nei locali nella Movida di Sarajevo, insomma, sta ritornando l'interesse, la curiosità, forse non è mai veramente si spenta. Ma allora il problema qual è? Non è tanto che si è dimenticata, io ho l'impressione veramente che si è misconosciuta la Bosnia e i Balcani. È un misconoscimento che ha radici antiche eh? da parte di noi occidentali. Eh, già il termine Balcani, non so se qualcuno di voi sa, eh, non si chiamavano Balcani una volta quest'area geografica. Eh? Hanno iniziato a chiamarla Balcani da metà dell'Ottocento. È un geografo tedesco che introduce questo termine che viene dal nome della montagna Balkan, che sarebbe la montagna dei Carpazi, la parte meridionale dei Carpazzi, che i turchi chiamavano Balkan. E da questo è diventato Balkan Balcani. Balcani, e che immagine dà? Zona di montagna oscura, minacciosa, pericolosa, inquietante, fatta di gente violenta, dal coltello facile, e qua, hai voglia, si tira fuori di tutto il sangue e quant'altro. Nonostante il fatto che tutte le città sono in pianura, lo sviluppo del mondo balcanico è un mondo urbano e appunto eh, eh, di città, di città di pianura, Sarajevo in una valle, non so se qualcuno c'è stato, Mosta, bella, meravigliosa e quant'altro. Quella zona per secoli si è chiamata zona Danubiana, danubiana o Illiri, l'Illiria. Ma Balcani è recente, e da questo termine Balcani, se ci pensate, è venuto fuori il termine balcanizzazione. Eh? Ancora che vi dà l'idea di questa immagine, questa proiezione che noi stiamo facendo su questa realtà. Oggi l'Iraq si sta balcanizzando, eh? si sfigati, insomma, è una cosa incredibile. I Balcani e la balcanizzazione è diventato un termine negativo. C'è un bellissimo libro, che non è presente nella bibliografia, e che vi suggerisco è un libro impegnativo di una studiosa bulgara, Todorova, si chiama Imagining the Balkans, tradotto in italiano Immaginando i Balcani, pubblicato da Cortina, se non eh, eh, Carocci, voglio dire, se non sbaglio, in cui eh, eh, No, usando le categorie dell'orientalismo di Said, il grande studioso palestinese che ha scritto il libro Orientalismo, cioè quel libro che cercava di mettere in evidenza come l'Occidente ha ricostruito, ha inventato l'Oriente. Noi abbiamo inventato i Balcani, li abbiamo inventati. Ecco, questo è il vero grande problema. Noi non li conosciamo, noi abbiamo creato un mondo a parte il mondo dei Balcani è un mondo un punto che non ci riguarda e quando e che succede Lei sono violenti si sa storicamente sono sanguinari È una guerra cosa è avvenuto negli anni 90 è una guerra etnica una sciocchezza, una guerra religiosa. Non dite queste cose nei, nei vostri... Eh, chi lo farà ovviamente e se sarò io a correggere o a leggere non lo so chi sarà, ma io non l'accetto, non c'è stata nessuna guerra etnica, ne so, forse non esistono le guerre etniche, neanche quelle religiose. Eh? E non capisco perché là è una questione etnica, ma invece in Catalogna no, in Belgio no, in Scozia no, in Padania no. Eh, allora, eh, eh, cosa è questo? Perché usare categorie pseudo -antropologiche, pseudo antropologiche quando i processi sono storici? E noi questo è il lavoro che dobbiamo fare. In, in, analizzare e studiare i processi storici che hanno portato a una tragedia, quella degli anni 90. Vorrei anche ricordare, per chi non, non ricordasse, che le due guerre mondiali, quelle veramente catastrofiche, eh, nei Balcani... Eh, eh, non è che li hanno voluti i balcanici. Eh, io ricordo che dopo l'attentato a Sarajevo la, 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 eh, Vienna voleva dare una bella lezione ai Serbi, ma perché Vienna, insieme alla Russia dall'altra parte e l'Italia dall'altra, si volevano mangiare quello che rimaneva dell'Impero Ottomano? Erano vittime. Erano vittime. Io ricordo che l'Albania nasce nel 1912 per volontà dell'Italia e dell'Inghilterra per mettere un blocco all'avanzata serba. E tra l'altro, in modo assolutamente così eh, ma diciamolo pure razzista, non è che inglobano tutta la popolazione in lingua albanese. Un terzo della popolazione in lingua albanese resta fuori, come tutti noi sappiamo. Una storia che andrà avanti per cento anni: Kosovo, Macedonia, Montenegro, eh. Restano fuori e con i problemi che noi conosciamo. Ma questo cosa ha a che fare con un, element, con un elemento eh, antropologico arcaico di popoli sanguinari? Tu dispari dentro la cultura del nazionalismo, gli inventi uno Stato e lasci fuori un terzo della popolazione, ma, ma tanto chi se ne frega. No, ecco. E voglio ricordare, la prima guerra mondiale, quindi scoppia per questo, la seconda guerra mondiale, di nuovo, a questo caso, sono gli italiani, sono gli italiani che vogliono, hanno il sogno, no? come tutti noi sappiamo, di creare e di fare del mar, in particolare Adriatico, il lago italiano. E il Montenegro, il matrimonio, l'annessione dell'Albania, l'invasione della Grecia catastrofiche, ma non importa, però siamo noi che iniziamo a fare questo. E poi la, la Croazia, eh, la Slovenia, eccetera eccetera. È tutta una roba che questi qua cosa c'entrano? No? Però non ci riguarda, non è cosa che ci riguardi. Sono loro che sono i sanguinari, noi dobbiamo andare a cercare antropologicamente che cosa. Eh? E andiamo avanti, la storia ancora. Il comunismo, il comunismo titino sconosciuto, diventato da noi una simpatica allegoria. No? Loro erano comunisti liberali, ma insomma fino a un certo punto, tra l'altro eh, certo punto io vorrei ricordare che Tito all'inizio era un bello stalinista e forse non so se molti lo sanno: ha messo in piedi bei campi di concentramento, ha sbattuto dentro negli ex campi che avevano messo in piedi gli italiani quando gli italiani se ne sono andati. I titini hanno messo dentro altri italiani. Eh, eh, che poi quando Tito ha rotto con Stalin ha messo dentro gli stalinisti e c'è cioè, una cosa un po' curiosa questa roba qui anche qua insomma su Tito ci sarebbe tanto da dire eh? e invece a noi si presenta questo e poi grazie a Tito che manteneva in piedi questi popoli che atavicamente si odiavano altro linguaggio e altra cosa assolutamente irrealistica falsa quanto eh, è so non sostenibile storicamente neanche antropologicamente e che succede negli anni 90? succede, leggiamolo storicamente leggiamolo storicamente succede che dopo la morte di tipo, Tito la crisi jugoslava giunge ad una situazione drammatica 2500% è l'inflazione in Jugoslavia eh, è l'inflazione e poi crolla il comunismo crolla da un giorno all'altro il regime comunista muore, si estingue. Estingue lo Stato, non so se ci rendiamo conto cosa vuol dire. È una situazione di crisi spaventosa in cui si trova questo paese, dove Tito aveva soffiato come anche altri proprio sui nazionalismi, si era inventato eh, la nazionalità dei musulmani perché c'erano i serbi, i croati, i, gli sloveni e i musulmani di nazionalità musulmana. Quando è crollato tutto, sono rimaste solo queste cose qua. No, la gente rit si ritrovava in, in queste pseudo appartenenze, su cui poi ha soffiato chiaramente il nazionalismo no? Ma, cinico dei gruppi di potere che come è successo, parliamoci francamente, ora io non, non so. Nella crisi italiana è colpa dei meridionali, è colpa degli stranieri, no? E, e questo è avvenuto e là, le regioni più forti hanno iniziato a dire eh loro là non lavorano, non fanno niente, li manteniamo.